realizzare un teaser bisogna sapere la destinazione e il teaser viene fatto in modo diverso. Quando si parla di video art, il teaser può essere considerato video art. Là allora si distacca dalla destinazione e diventa qualcosa di autoriale. È molto importante la comunicazione tra il performer e il videomaker, in modo tale da, diciamo, riuscire ad esprimere sia l'immaginario del performer sia comunque l'immaginario del videomaker. Sicuramente c'è una grande quantità di creatività, poi dipende sempre molto dalla destinazione del teaser. Se il video ha uno scopo promozionale, e adesso che si usano tantissimi social e quindi il video è ovunque nella nostra vita quotidiana, è molto importante che un video sia fatto bene.